bella giornata di tuoni come i boati a Bologna. Cugino, A Ciccio Morto. Ciccio Morto. Chi lo conosce? Sono belli. Sono belli? E speriamo che gli altri poi arrivino di più, ancora più forti. Beh, due tecnici, due dita, due tecnici. Sono i collaboratori di Davide Nicola. Ma io ti dico una cosa, e questa la devi mandare, se no mi arrabbi e non ti avvicinare più vicino a me, Ci allora, parleremo più. Ti dico, ma tu ci pensi se cosa Nicola, Mastro Nicola, io c'è Mastro Nicola, un sogno, è impossibile, io lo dico, la lancia a barzellette, pure la Serie A. Ci pensa a Raffaele Verena, glielo dissi a Gian. 6 punti d'oro, peccato per la sosta perché avremmo potuto allungare il nostro bottino positivo, il nostro momento positivo, e quindi staremo a vedere, però avremo tempo per ricaricare le pile. Ti immagini Nicola qua a Mazzola ci porta in zona Coppa UEFA, tu ci stai sognando troppo, ti immagini? Pure, quando era stato bello che mi scialava tutto il calabrese, il gran, so. 700, ma ti vogliamo piacere, a me c'è stato... I ragazzi si impegnano, si vede l'impegno che dei ragazzi, e noi, il popolo crotonese, riesce a vedere queste cose, riesce a percepire. Bologna, a me mi piacciono solo i tortellini alla bolognese. E ieri sera le sono piaciute? Sì, con suo Raffaele una mezza vertuta ieri. Lei è il cognato storico? Sì. Comunque ieri mi è piaciuta tanto la partita del Crotone. La difesa? La difesa è stata ottima. E speriamo che continui così, sempre forza Crotone. Punto. Io sì, sono contento. Ho giocato 2 e ovaco la partita. E basta. Come ha detto la sigaretta? Disconfumava. È la difesa che ci dobbiamo dire. La difesa ha preso 2 gol su punizione, non è che. Piano piano la nostra difesa diventerà una delle più forti, perché abbiamo 2 o 3 giocatori o ceccherini. Se migliorerà il portiere. Se migliorerà il portiere, come dice l'amico qua, io non gli metterei tanto la croce addosso, che se ne dica. Nalini no, Nalini è uno spettacolo. Lui ci ha creduto ancora l'anno scorso. E quest'anno la fiducia dell'allenatore, sì, è per forza. Gliel'ho detto io che Nicola ha inquadrato la squadra e non si ferma più ormai, perché è un inquadratore, no, l'ha impostata bene, quindi vada avanti così che la salvezza sarà vicina se andiamo avanti così. La mia filosofia, e non è una filosofia, è la realtà. Ti immagini nasce una nuova coppia di realizzatori a Crotone, che poi varranno miliardi, che sarà la coppia Budimir Trotta, io chiamo Terotta, se permetti, e permettete pure voi, tanto vai in onda, se no. E per finire, come si dice? Forza Crotone. A lei forza Crotone in Serie A. Ma io ero a Bologna da 3 bracioli, siamo da 3 bracioli, siamo bracioliani in Monavanto, e che l'hai capito? Poi mi mangio 3 bracioli. E poi come se mangio un prosciutto buono alla salmaria, apposta fare i gol. Poi ma che adesso cutono, oi mamma c'è da mia, mi sta facendo piano un dolore della panza, un dolore della cappa. L'allenatore tiene tutti i giorni i giocatori sott'occhio, tutta la settimana, sa quello che deve fare. Come infatti ha capito la difesa, chi doveva cambiare, non voglio fare nomi, anche se anche lui fortissimo, però... Noi abbiamo Simic, Ceccherini e compagnia bella che fanno la differenza. Simic ha molta sicurezza. Sì, io non lo so, il Milan, questo stavamo parlando, non lo so il Milan se ce l'ha nella rosa un giocatore come Simic. Sempre forza Crotone, forza Crotone e forza Crotone. Tutti allo stadio Crotone e Genova. Si deve riempire. Si deve riempire, è logico.